Forse quando non se l'aspettava più è arrivata invece l'elezione anche di Tiziana Nisini. Se l'aspettava? No, poi ero talmente stanca che non ho più seguito, perché dopo aver passato la notte alzata con tutta quell'adrenalina, con questi voti percentuali che aumentavano, poi scendevano, per cui ero veramente stanca, anche perché ho fatto un mese, ho dormito 2-3 ore a notte, per cui al di là poi che ho perso l'uninominale, però è calata la tensione, mi sono rilassata e sono caduta in un sonno profondo. E poi mi sono svegliata la sera, ho cominciato ad arrivarmi un po' di telefonate, guarda che forse ce la fai, guarda che dai conti che abbiamo fatto rientri, perché si prendono due senatori, e poi stamattina mi hanno dato l'ufficialità. Ecco, tra l'altro dopo aver quasi scalzato, insomma, un uomo forte della politica come Nencini, no? Che tra l'altro ha fatto i complimenti ieri. Sì, no, per me è stata una soddisfazione grande, perché comunque al di là del collegio totale però sono Arezzo vinto io, per cui era quello che mi premeva, perché insomma gli aretini mi hanno dato fiducia, l'ho staccato di Arezzo città più di 8 punti, per cui per me che sono una formica della politica, insomma, battere, posso dirlo, nella mia città, perché ormai Arezzo la sento mia, l'ho battuto, ecco, ho battuto l'elefante. Ecco, e ora che cosa porterà Roma anche di queste attività, no, nell'amministrazione ad Arezzo? Beh, sai, poi i problemi locali sono quelli che poi devono essere portati a livello nazionale. Ora, io vi dico la verità, sono ancora un po' frastornata, perché comunque è arrivato tutto insieme. Oggi è stato decine e decine di telefonate, centinaia di messaggi, per cui forse ancora me ne rendo conto poco anch'io, perché comunque, voglio dire, è un cambiamento importante della vita e io sono contenta, perché comunque è un'esperienza, è una grande esperienza. Mi dovrò rimettere insomma a testa bassa, a studiare pancia a terra, e si ricomincia. Devo capire anche le dinamiche, per me, perché per me è una cosa completamente nuova, però non mi fa paura, ecco. È un fatto anche storico che comunque ad Arezzo c'è, cioè, un parlamentare in quota Lega. Esatto. Guarda, ma ti dirò, sono il primo senatore nel comune dove risiedo, San Gimignano, quota Lega, che è una roccaforte del PD. Per cui anche lì dove vivo, per me è una grandissima soddisfazione.